Allora, il problema delle vaccinazioni ovviamente è un problema attualissimo e di grande rilevanza. I vaccini per noi sono stata un'arma e da quando sono resi disponibili hanno migliorato, diciamo, la qualità della vita per tutta una serie di patologie e addirittura alcune patologie sono completamente scomparse. Penso al vaiolo che dal 1980 è stato dichiarato eradicato, quindi una malattia che è scomparsa. Per molte altre malattie, diciamo, ci sono ancora piccoli residui di casi, ma si spera di eliminarle completamente, vedi la poliomielite, eccetera. Allora, la problematica del paziente immunocompromesso, ovviamente, come lei ha sottolineato, è una problematica particolare perché deve tenere conto del fatto che noi ci troviamo di fronte a soggetti che non possono fare alcune tipologie di vaccini, non tutti, e per le quali c'è una controindicazione, soprattutto per i vaccini con microrganismi costituiti da virus o altri microrganismi viventi attenuati, cioè quei vaccini che sostanzialmente mimano una infezione naturale e quindi come quella possono dare problematiche, diciamo, in un soggetto che è immunodepresso. Quindi sostanzialmente, detto che solo per alcuni vaccini, quindi quelli costituiti da virus viventi attenuati, c'è una controindicazione non assoluta peraltro alla vaccinazione, tutti gli altri vaccini sono assolutamente da raccomandare. Quindi la rilevanza anche di questo congresso, convegno, è quello di dare delle indicazioni, per esempio in questo caso ai gastroenterologi, di andare a verificare le vaccinazioni effettuate nei loro pazienti e raccomandare, qualora queste non siano state effettuate o non ci sia stato un richiamo per i vaccini che normalmente vengono fatti nell'infanzia, raccomandare la vaccinazione. L'altro problema che lei sollevava, quello dell'immunità di gregge, anche quello è importante, qui ci riallacciamo a tutta la problematica attuale del fatto che se noi vacciniamo in una maniera significativa la popolazione, ovviamente la circolazione dei microrganismi si riduce in maniera significativa e quindi anche c'è una ricaduta benefica per coloro i quali non possono essere vaccinati per i vari motivi.